E quindi abbiamo un problema di riuscire a capire come mai, come abbia fatto questo carbonio a espandersi così tanto del resto dell'universo. Eccole le gigantesche nuvole di carbonio gassoso estese per un raggio di oltre 30.000 anni luce. È la prima forma di inquinamento mai esistita nell'universo. A scoprirle, un team internazionale di ricercatori che ha come capofila il gruppo di cosmologia della Scuola Normale di Pisa. Se stesse hanno in qualche modo sputato come fossero delle ciminiere cosmiche che hanno inquinato lo spazio tra le galassie. E al di là dell'attualità del tema e di come Greta Thunberg abbia sollevato un problema praticamente ancestrale per l'universo, la scoperta scientifica è rivoluzionaria perché nessun studio teorico aveva mai previsto l'esistenza di questi enormi bozzoli di carbonio. C'è qualche cosa, qualche fisica che ci sta, qualche processo fisico che ci sta ancora sfuggendo e che questa scoperta invece ci porterà a capire meglio. Carbonio che in ogni caso, come la CO2, è funzionale alla nostra esistenza. Un po' di carbonio sicuramente è molto importante perché se no noi non saremmo qui perché noi siamo fatti, il carbonio è un po' di CO2 ci tiene caldi, altrimenti la Terra sarebbe molto gelata. Una scoperta scientifica pisana che ha guardato attraverso gli oculari di grandi telescopi nelle Ande cilene. Questo è il tempo passato dal Big Bang in milioni di anni, quindi sono 490 milioni, mezzo miliardo di anni questo.